trasmissione di Canale 5. Verissimo. Alena Seredova ha parlato con chiarezza del suo nuovo compagno, il dirigente d'azienda Alessandro Nasi. Lui mi ha aiutata molto con il suo modo di essere. È totalmente atipico rispetto a quello che mi attraeva prima. Punto il fatto che Alessandro non abbia mai letto un giornale di gossip e non aveva la più pallida idea di chi io fossi mi ha aiutato. All'inizio è stato molto paziente. Mi stava vicino consolandomi. Punto oggi sono tornata ad Alena. In una precedente intervista a Chi, Alena Seredova aveva messo in evidenza, per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Punto valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui. Alessandro Nasi è molto noto nel panorama manageriale italiano. Dirigente fino ed erede della famiglia Agnelli, viene considerato il custode del cassaforte di famiglia, ma è sempre stato molto riservato e quello con Alena Seredova è il suo primo gossip. Lui e l'ex Luigi Bocconi convivono da molto tempo. Con loro ci sono anche i figli di Lady Luis Thomas e Dario Lee. Affidati ad Alena Seredova dopo il divorzio. Il matrimonio. Lei spiega di non averci effettivamente mai pensato, non mi sono ancora fatta questa domanda, ma forse, in teoria, non potrei ancora risposare. Sono divorziata qui in Italia, ma in Repubblica Ceca non è ancora passato perché, attraverso ambasciata, i tempi sono molto più lunghi. Oltretutto nel mio paese, anche dopo il divorzio, ti resta il cognome dell'ex marito, per cui io la sarò ancora la signora Buffoni.